Eccoci qua. Benvenuti, buonasera da Fabio Mason. Ben ritrovati. Buon mercoledì 31 gennaio a tutti quanti. Nella prossima ora di gioco dovrò dedicarmi per forza alla raccolta di quanto più quarzo e quanta più luminite possibile. Quindi direi che non perdiamo altro tempo con questa giornatina un po' uggiosa che ci accompagnerà, non nel Nether, perché sappiamo che nel Nether l'acqua non possiamo portarla. Anzi, io conosco un segreto per portare l'acqua nel Nether, ma lo vedremo un'altra volta, lo vedremo un'altra volta, e sicuramente non siamo in creativa. Allora, mi svuoto di tutte queste cose qua, scusate un secondo. Nel frattempo mi sembra che Lorenzo abbia finito la farm di funghi, che non ho capito ancora, cioè in che senso, e quindi sono molto curioso poi eventualmente di andarla a vedere. Lorenzo, mi sente? Allora, se faccio così, scusate perché non dico che sto andando un po' di fretta, ma quasi. Allora, noi abbiamo tutto, direi proprio di sì. Mi servono delle scaffolding sicuramente, che troverò forse quasi. Molto bene. Eccoci qua, caro Lorenzo. Buonasera, buonasera, benvenuto, bentrovato. Un vero piacere averla ospite. Come ospite, no, vabbè, questa è una citazione troppo vecchia. Mi stava dicendo della farm di funghi. Non ho capito bene dove si trova, se è quella, cioè, non è quella di maiale, cioè di maiali, quindi di carne di maiale, giusto? Cioè, è quella di carne di maiale? Perché non mi ricordo. Ah, casa sua? Ah, vedi che è un'altra farm, allora, quella lì. Allora, se mi permette, io non so adesso lei se è da tanto che sta in gioco, se mi permette 40 minuti, io devo per forza cercare luminite e quarzo. Oppure, se ha piacere, a parte che come faccio a venire lì? Cioè, come faccio a venire a casa sua? Io non posso più usare il teletrasporto e mi sembra che lei è un po' lontano. Provi a darmi le coordinate di casa sua, per cortesia. Molto gentile. Ma che cos'è che farma sostanzialmente con quella farm lì? Cos'è che farma con quella farm lì? Mi serve molto quarzo perché sto costruendo casa, raga, funghi del Nether blu. Funghi nel Nether blu. Allora, cioè, proprio i funghi o gli alberi? Cioè, funghi dai quali poi, se vuole, col buon mill può ottenere quegli alberi blu lì, che mi sembra sia il crimson, legno di crimson, o i funghi? Scusi tutte queste domande, ma io non c'è, cioè, devo cercare di capirle le robe, perché le farm mi appassionano un sacco sempre, e quindi non ho capito. Ah, i funghi, ok, e lei di questi funghi qua, cioè lei perché ha deciso di fare una farm di quei funghi lì? Cioè, che scopo? A che scopo? Ah, perché è interessante, non avevo neanche mai vista una farm di funghi. Non credo nemmeno si usano per fare pozioni quei funghi lì. Però il legno è una figata, di fatto. Il legno è una figata. Io ho usato il legno praticamente Crimson sempre al posto del rame, perché ancora non ho capito come funziona l'ossidazione del rame, anzi adesso l'ho capita perché ho fatto degli esperimenti lì al borgo e infatti poi andiamo a vedere. E quel legno lì è fighissimo, anche se vi ricordate per la mia dimora giapponese ho usato il crimson. E quando avevo la farm di legno attiva, praticamente bastava fare una piccola modifica e potevo farmare anche quel legno lì, per farmare legno blu grande, ottimo. Sarò un suo acquirente di legno blu qualora vorrà venderne. E lei quel legno blu lì lo farma all'interno sempre di quella farm lì o da un'altra parte? Cioè, come dire, è configurata in maniera tale che può direttamente far crescere gli alberi su quella farm lì? Tanto poi dopo vengo a vederla. E anche perché mancano al magazzino. Mancano sì, caro mio. Allora, io non so, c'è il magazzino, bravo, bravo, almeno una persona che si preoccupa delle cose che mancano a magazzino, e questo le fa onore. Purtroppo no, la raccolta è manuale. Sì,
Ah, ok, vabbè, tanto con una bella ascia, efficienza 5, indistruttibilità 3. Ma almeno non devi cercare la foresta, bravo. Infatti, io ce l'ho settata come un home Crimson Forest perché ovviamente l'ho cercata e me la sono settata. Il problema è che adesso non mi posso più tippare, capito? E quindi è sempre un problemino. Sto pian piano facendo vari collegamenti con i portali, Nether, tetto del Nether e quant'altro. In realtà non lo so se nella farm di legno va anche con quelli. Sì, no, l'ho costruita la farm di legno io. Ripetutamente, tra l'altro, perché è esplosa 3 o 4 volte. Sostanzialmente basta che cambi il blocco di terra con un blocco di... non mi ricordo più come si chiama quel terreno lì specifico dove lei fa crescere il fungo. Ovviamente ci sono delle impostazioni perché in base al tipo di legno e all'altezza della pianta tu hai delle leve da poter come dire, usare. E sì, no, come noto, l'ho provato a farmare. Sì, poi ci metti un pezzo di ferro dietro, beh, fai una piccola modifica, farmi tutto il legno che vuoi, tranne il legno di mangrovia. Perché per il legno di mangrovia, ahimè, serve una farm, cioè, solo per il legno di mangrovia. Mamma, che brutta storia qua, raga, però. Odio io sto bioma. Però, a proposito del basalto, allora, vediamo se qualcuno di voi sa come, per forza di cose, nasce il basalto. Mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Perché a proposito di questo, potremmo comunque, come dire, cercare di capire alcune determinate teorie che prevedono il fatto che nell'antichità, in tempi veramente sospetti, il Nether era composto di ghiaccio. Era composto totalmente in ghiaccio. Il fatto che il basalto sia presente all'interno del Nether è una prova, cioè scientificamente potrebbe essere una. È una. Lo è di fatto. Quindi, raga, vorrei fare una farm di cere più efficienti, ma devo trovare un villaggio. Di cere? In che senso di cere, mi perdoni? Villaggio adesso, prima mi spiega, adesso poi glielo risolvo. Cioè, ma che villaggio? Ma che villaggio? Che senso di cere? Ah, di creeper, mamma mia. Allora, io le faccio una statua se lei fa una farm di creepers, che cioè migliore delle no. Ne abbiamo 3 noi farm di creepers. Il problema è che ultimamente mi sembrano tutte buggate. Io non so se lei sa dove si trovano le nostre farm di creeper, ma non le serve. Perché le serve il villaggio? Mi perdoni, a cosa le serve il villaggio? Per la farm di creepers. A nulla. A nulla. Poi le spiego perché non le serve a nulla. I gatti. Interessante. Allora, lei deve sapere che. Ah, lei vuole fare la versione con i gatti. Beh, ma l'ha vista la versione mia con i gatti? È vicino proprio alla farm di legno. E è la prima che ho costruito. Tra l'altro avevo aumentato anche il livello perché quella lì è espandibile all'infinito. Sostanzialmente più livelli fai e più riesci a farmare. Nell'eventualità potrebbe partire da lì, potrebbe sistemare quella lì se ha voglia. Lì trova tutto. Ovviamente è un po' distrutta, però cioè funziona ancora, cioè è buggata, adesso non so. E lì ci sono anche i gatti, quindi con un po' di pesce li può riprodurre, ma i gatti, in realtà noi siamo pieni di gatti in giro per il borgo nuovo perché abbiamo la cioè io ho villici ovunque, cioè ho la farm di villager, cioè ho villici ovunque, di conseguenza i gatti spawnano. E però ci sono già i gatti dentro la farm proprio. Se ha voglia potrebbe restaurare quella lì, vuole che vengo e gliela faccio vedere? Sì, vengo e gliela faccio vedere, però adesso porco Giuda. È un problema adesso, altro che vengo e gliela faccio vedere. Dov'è che vado io?
non mi ricordo più dove devo andare. Aiuto. Comunque lei ha presente dove c'è la zucca di Halloween, gigante? Lì sulla sinistra c'è un campo di grano rotondo. In mezzo a quel campo di grano rotondo c'è la farm di Creeper, quella che vuole fare lei. Sì, sarà una roba simile. Comunque, se le servono gatti, li trova al borgo, siamo pieni di gatti. Può addirittura riprodurre quelli che ci sono dentro la farm, così tranquillamente non perde neanche tempo. Sono già ammaestrati. Mi consenta. Io ci ho messo non so quante ore, però ci ho messo un bel po' per farmare 6 ceste piene di polvere da sparo, che ho portato poi al mio rifugio, al nostro, al rifugio, che abbiamo un rifugio. Ed è la farm nuova, caspita, che dovrebbe, cioè, è stata fatta diversamente anche dalla seconda. Eppure mi sembra buggata, cioè a volte stai lì a aspettare anche 3 minuti, cioè non può essere che stai lì a aspettare 3 minuti perché scendono i creepers. Poi di fatto ne scendono, perché ne accumuli veramente tipo all'incirca, beh, vabbè, più di 40 entità in realtà non ci stanno su quel piano lì. Cioè, diciamo che poi comunque la variante è il tempo in cui, no, cadono queste 40 entità. O sono stati fatti danni dentro, non è stata fatta completamente bene, non lo so. Più la farm di Creeper servirebbe una bella farm di Wither Skeleton, però se vuole fare la farm di Creeper io guardi so. Madonna bestia, Diokan, Diokan. Dio schifoso bestia. Sono più che contento se la vuole fare. Dio sparcane. Ma stiamo scherzando? Oh! Oh, basta, oh. Ah, che bruciore. Mi sono bruciato. Mi sono fatto veramente male. Più che altro l'ho rischiata. Veramente grossa. Come siamo messi qua? Oddio. Insomma. Sì, non ho fatto chissà quanta strada, eh. Allora io. Devo stare attento, devo stare attento perché. Rischio di perdermi, raga. Rischiamo veramente di perderci. Luminite no, luminite no, perché non cioè, come potete vedere sto scavando tunnel, quindi non si trova luminite in questa situazione. Stai attento, Fabio, eh. Stai attento. Mi servirà tanto di quel quarzo che voi non avete idea. In realtà ce l'abbiamo mezza farm di quarzo, perché è una farm di trade con i piglin bruti. Sì, in cambio di oro ti droppano un sacco di roba, tra l'altro, ma veramente un sacco. Tra l'altro roba anche molto utile, tra cui il quarzo, è che il quarzo in percentuale non ne vale la pena. Ci ho buttato tanto. Mamma mia, pensavo fosse la lava, Dio. Boh. Ci ho buttato tanto oro lì dentro, anche perché c'è comunque l'oro. Lo farmo bo a bomba. Infatti adesso che ho finito con. Che ho finito un po' di farmare la polvere da sparo, riprendo a farmare oro. Infatti ieri sera mi sono svuotato tutta quella roba lì. Ho bruciato ettari e ettari di quintali. Di carne, sono messo male qua, raga, cioè sto rischiando, di carne marcia un po' l'ho data anche a Carlo, un po' l'ho data anche Mamatosi, so devo morire, Dio boia, se ne arrivo e ricordiamoci di nutrirla, hashtag nutriamola, buonasera Trust e buona cena. Allora, devo uscire da stare, mi sono messo a cercare ovviamente quarzo, luminite. Perché ne ho tanto bisogno, Trust. Ma qua
quasi dimenticandomi del fatto che non mi posso tippare. E vorrei già ritornarmene a casa in qualche modo. Veda lei. Veda lei, quindi devo stare molto attento perché ho già rischiato grosso. Non mi sono neanche preso un totem, niente di niente. Oh. E ora adesso fermo così. Allora, qua così, ok, molto bene. Evitiamo come la morte, la ghiaia. Addio. Mamma aiuto. Insomma, mi è presa male adesso sta cosa qua. Intanto facciamo così. No, perché ho rischiato un po'. Come va, Trust? Come va? La ringrazio, ma sai che in realtà non sono distante da casa, cioè, dovevo fare come Pollicino, dovevo fare. Mannaggia la miseriaccia. Dovevo lasciarmi dei segnali. Qua è brutto posto, raga. Veramente un gran brutto posto questo. Ho preso del pietrisco, ma ho notato che è poco, quindi credo che tra poco farò la farm pure di quello. Pietrisco poco? Beh, oddio, ma lei è andato a vedere nella casa della pietra? Vabbè che lì ne ho messi pochi stack. Strano che ci sia poco pietrisco. Comunque in caso certo faccia la farm anche di pietrisco, che manca in Mesopotamia, manca, manca. Ma poi non mi ha più risposto su tutto il fatto del, cioè ha capito il discorso della farm che le dicevo. Cioè, se ha voglia può usare quella lì, poi può ristrutturare quella e ampliarla, farla, però i gatti ci sono, cioè è pieno, eh. Piada col crudo. Buona. Buona, buona. Anche la fagiana cruda, sì. Io mi sono mangiato. Cosa ho mangiato stasera? Boh, non mi ricordo già più, verità. Mi ricordo già più. Ho mangiato. E che ne saci? E che ne saci? Pensa a te quanto mi interessava. Ah sì, ho mangiato una buona cotoletta, però tipo vegana, fatta solo con verdure, e ho mangiato purè, molto buono. E poi ho mangiato. Cos'era? Radicchio, tipo. Tutto molto buono. Veramente tutto molto buono. Non lo so fare quel verso lì. Oh, aiuto. Madonna, Dio cane. Dio sporcone. Eccolo. Eccolo. Mamma, aiuto, Tosi. Aiuto. Beh, vedi che adesso ho l'armatura, però. Potevo portarmi una pozione di contro il fuoco. Ma voglio dedicarmi anche allo sport, danno bel tempo e posso de de dire di iniziare la stagione 2024 in bici. Anch'io voglio ricominciare perché sono fermo da un mese e mezzo, due, a fare qualche giretto in bici. Bella l'animazione. Eh sì. Allora, scusa, non so più dove devo andare. Io vado verso il zero. Lo zero, più che altro. Sì, beh, ma qua così. Cioè, o provo a salire. Sarà anche una bella idea. Oppure boh. Spero che il crudo non sia scaduto. Lo spero anch'io per lei. Perché dovrebbe esserlo? Perché dovrebbe, mi perdoni. Ecco, se non lo sapete, sappiate che con Shift potete evitare di ustionarvi camminando sopra il magma. Cos'è quella roba lì? Magma block? Ecco, dai che ho trovato un po' di. Oddio! Ho trovato la muerte! Ma che è sta roba? Aiuto! Ma sto andando verso casa? Che ne so. Mamma
Mamma mia, che postitosi. Cioè, proprio mi sono infilato nel posto peggiore. La lava la evita. La evita ascoltandola. In che senso? Cosa ho trovato qua? Luminite? Ma com'è che faccio? Vediamo se riusciamo a prendere luminite. Che ci serve pure luminite. Perché mi serve luminite? Perché sto farmando una quantità veramente industriale di le ancore della salvezza. Però le uso per fare texture, capito? Per fare pavimenti. No, vabbè. No, non ci credo, raga. Il mio piccone con tocco di velluto. L'ho perso. Ho perso il mio piccone con tocco di velluto. Con la polvere si possono ricomporre questi blocchi qua? Punto di domanda. Porca la madonschia. Vuoi farla nutrirla? Ma de che. Ha mai provato carne di Kobe? Come no? Quest'estate Sardegna, che grande! Come Porseo? Che Porseo? Ok, meno male che possiamo ri ricomporre i blocchi poi con. Vediamo se 4 o 9. Ah, ottimo, meno male. Comunque, io non so se Lorenzo ieri sera per caso le ho lanciato un piccone di tocco col tocco di velluto per caso ieri sera, Lorenzo. Prima di andare via di corsa, dopo che le ho fatto quei regali. Per sbaglio le ho lanciato il piccone? Sì? No. Cos'è Persoe? Persoe? Cosa vuol dire Persoe? No, ieri solo la spada. Arco boia. Ho perso il mio piccone con tocco di velluto. Vabbè. Fa niente. Perso sì, Trust. Cioè, qua non ce l'ho. Sono andato a cercarlo ora perché mi serviva e non ce l'ho. Chiedevo come ho perso il piccone. Come l'ho perso? Non lo so. Ah, ok. Non lo so come. Forse l'ho perso lanciato dentro. Adesso qua, liberandomi dei blocchi di quarzo per sbaglio. Oppure l'ho lasciato dentro qualche chest. Prima di partire. Questo è un luogo abbastanza comune. Direi di sì. Vedi che stiamo tornando verso. Allora, adesso devo fare. Allora, coordinate alla mano mi dicono che potrei anche andare un po' in qua. Io scavo. Intanto continua la nostra caccia al quarzo. Però sì, mi sono un attimo. Ho detto fammi tornare un attimo verso casa perché. Mamma aiuto. Aiuto, Beppi. Mica fischi per fiaschi. Mica stia qua a pettinare le bambole. Ok, molto bene. Si va di qua, si va di qua. Oh, mi raccomando, ancora. Non ve l'ho detto, però. Se queste pazze avventure sono di vostro gradimento, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Lasciate like, dislike, commenti, insulti. Attivate tutte le campanelline, ma soprattutto ricordatevi di nutrirla. Detto questo, ho degli scalini. Interessante, potrebbe essere una stradina che porta verso casa nostra questa, eh. Aspetta, aspetta che fammi attivare qua le informazioni di gioco. Allora, Lorenzo, mi fa una cortesia. Provi anche lei ad attivare le sue informazioni di gioco e mi dica se per caso sotto a Facing ci sono i giorni. C'è scritto a quanti giorni siamo. Perché al momento l'unico che riesce a leggerli è Antonio. Trust nemmeno, se non sbaglio. Antonio sì, legge. Eravamo a 22, non mi ricordo, 18.000, 22.000. Neanche io li vedo. Trust no, ok. Antonio sì, invece.
Oh, perché non riesco ad andare verso casa, Dio là? Io voglio andare verso lo zero. Posso andare verso lo zero? Verso che parte devo andare verso lo zero? Ah, è la parte opposta proprio. Ecco consigliabile utilizzare un brusetta di codifica. Sto laggando. Scusate, mi sono un attimo fatto prendere da... che voglio tornare a casa. Perché io lo so che sono vicino. È che devo capire dove sono. Cioè, siamo qua, eh. Via da qua. Mamma la lava, la sento ovunque. Ha visto il video di Capobastone? Bellissimo. Che figata, Dio. Ancora con le voci usavano proprio il Google traduttore. Incredibile. Ecco, io a quei tempi là proprio non me ne fregava niente di computer, giochi, poi figurati 13 anni fa. 13 anni fa col computer facevo tutt'altro e sicuramente non giocavo. Che figo, sì, tanta roba comunque. È cambiato un botto, eh? Comunque non so se c'è la prima trust quando stavo dicendo che probabilmente il Nether nell'antichità era tutto composto di ghiaccio. La puttana della schifosa Dio. Eccolo. Era tutto composto di ghiaccio il Nether. Perché? Perché c'è il basalto, perché c'è tutto basalto. E sappiamo perfettamente che il basalto... Eccola. Che il basalto viene, può essere formato solo, cioè, anche col ghiaccio. Prima non c'era il basalto, mantenga la calma come Sanpei. E provi a parlare con i Piglins. Ma che Piglins? Voglio tornare a casa. Voglio tornarmene a casa mia. Ah, il basalto non c'era. Sì che c'era, sempre stato il basalto. Allora, questo è il posto, eh. Perché questa è proprio la foresta che è vicino a casa nostra. Però bisogna capire... Da che parte allora? Piadina ben cotta, schioccarella, buona. Allora, devo fare... Allora, così... Dio, boh, non mi ricordo più dove devo andare. Caspita, abbiamo un hub che è grandissimo. E per sapere anche a che piano, magari. Non c'è sempre stato. Deve andare a 00. Eh sì, ho capito io che devo andare a 00. È che qua tra una roba e l'altra, vara, Dio caro. Sono sempre costretto a virare, a cambiare traiettoria, capisce? E nel momento in cui cambio traiettoria, ovviamente, cambia anche la tabella di marcia. Ma perché la Mojang è Microsoft, mi perdoni, non ho capito. Mojang è Microsoft. Ok, sto incrementando perfettamente X verso il meno. Però sto incrementando Z più... E ora come fermo? Fermo così. Perfetto. Eccola la mia via. La via dell'alluminite, guardi che roba. Guarda che culo che c'ho. Sempre casino. Se va là, l'ha comprata Microsoft. Ma dai, non lo sapevo. Bella questa. Che notizione, oh. Che notizione, raga. Certo che me la sono rischiata grossa parecchie volte, eh. Ya. Yeah.
Ah, era di notch prima, ok. Sì, che poi 00 già. Ah, perché portale 00 dici? Il primo portale, no, non è vero. No, è che noi ce l'abbiamo in quella direzione lì. Comunque eccoci qua, stiamo andando verso 00. Poi mi troverò, E che ne so io, Trust? Le ripeto appunto che in quegli anni là facevo di tutt'altro. Porca madosca. Mamma mia, me la sono trovata davanti questa. Oh, io sento lava ovunque. Eccola. Eccola. Comunque sì, siamo vicini, eh. Qua siamo, io sono a casa. Che non capisco dove sono. Sai cosa ti dico? Sì, ho capito, ho capito. Sto andando, eh. Che ti credi? Che non sto andando? Buonasera, buonasera, Nessunezio. Che ti credi che non ci sto andando verso 00? Buonasera a lei, buon mercoledì. Un buon mercoledì a lei. Siamo arrivati a metà settimana, raga, di già, oh. Dietro le mulatte andava, infatti. Già sai. Guarda, approfitto e prendo anche, questa, siamo qua apposta, raga. Ma buona Pasqua a lei. Buona risurrezione, caro mio. Come sta? Lo sa che domani è febbraio, certo. Perché come faccio a non saperlo, secondo lei? So tutto io. Se non ricordo male, tra poco fa il compleanno. Ti ricorda molto male, Trust. Ai ai. Che amici che odio, boh. Ah, già fatto il compleanno, Trust, dai. L'ho già fatto io. Purtroppo. Quindi ricorda molto male. Senti quanta luminite sto lanciando. Letteralmente in fumo. Allora, Dio, Bonzo, insomma, è buono trovare la strada. No, e non l'ha detto. Ma perché dovevo dirlo? Perché dice l'anno scorso, in effetti, abbiamo fatto la live di compleanno, è vero? È vero, è vero, è vero, è vero. Ma perché non. Perché non mi interessava? Cioè non era una roba che mi interessava dire. Diciamo, ecco. A differenza magari dell'anno scorso. Perché speravo in realtà che qualcuno di voi se lo ricordasse. Invece siete proprio degli ingrati. Siete ingrati. Vedi che sto a 35. L'ha detto solo alle mulatte. Ma che mulatte? Adesso devo. Facendo una specie di tresca, vediamo se riesco a fare qualcosa. Non posso spoilerare nulla. Ma. Oh, così. Dio, è ritornato il vecchio Mason di una volta. È ritornato il vecchio Mason di 8 anni fa. Il Mason, quello delle fighe belle, fighe fighe. No, Cincilladio, ok? Oddio. Caspita. Se va bene qua, raga, sarò molto lieto di farvela conoscere. Allora, come devo fare qua adesso per andare verso 183? Cincillace. Siamo mica qua a togliere le zecche alle pecore noi. Perché siamo, siamo qua vicini. Cioè, vedi io qua, secondo me qua siamo vicini noi. Alla nostra zona. Ciao, ti cosa sei che te che a rompere le scatole, ti? Eccoci. Oddio. Ma che cazzo?
Guarda che pro player, ragazzo. Ma cosa vogliono sti qua ora che ho raggiunto casa? No, era per dire mica robe. Non so perché mi è venuto quel termine lì, sinceramente. È come dire mica. Era per non dire tipo sempre per non usare sempre il termine mica pizza e fichi. Sì, usi il razzo, ma devo capire dove devo andare, Trust. Devo andare verso. Ok, boh, ma adesso usiamo il razzo. Allora. Ho fatto delle conoscenze veramente molto interessanti negli ultimi 3 giorni. 3 giorni. Mica ornitorinchi, no? Mettiamoci le litrina. Chi ha conosciuto? Ho conosciuto delle pennacchie molto affascinanti. Ma tante, eh? No, una. Poi io su di una. Cioè, di una. Di tante riuscirò a fare una. Oh. Mi sto allontanando comunque. Mi sto allontanando. Eccoci. Ora sì so dove siamo. Finalmente, raga. Ci siamo arrivati. Beh, ovviamente io non è che quelle sposate, ovviamente, cioè, hanno la loro vita, mica possiamo andarle a disturbare. Quelle sposate, ma ci mancherebbe. E voilà, signore. Oh. No, perché sarebbe il colmo morire proprio alla fine. Cioè, proprio. Oh, e voilà, signori. Mamma mia, spacca tutto questo qua, eh. Se non è minorenne, che schifo. In che senso? Ma io mi discosto. Io mi discosto da tutte le sue parole tra nessunezio. E voilà, eccoci qua. Eccoci qua, signori. Mamma mia, me la sono vista veramente brutta, eh. Me la sono vista veramente bruttina. Però dai, qualcosina abbiamo portato a casa. Qualcosina abbiamo portato a casa. Sto tornato un po' prima perché avevo piacere, adesso non so se Lorenzo è ancora qua con noi, di farmi vedere quella farm lì, la farm di funghi. Se non è meno. Aspetta, perché. Ah, beh, certo, le asiatiche hanno questa roba qua di sembrare sempre un po' più giovani rispetto a. Allora, io mi sono divertito un po' nel mentre mi si chiede quanti anni ho, mi diverto sempre a dire, indovina, dimmelo te quanti anni ho. Oh, mi hanno dato, beh, oddio, mi hanno dato 43 anni, però me ne hanno dati anche 35. No, con la menopausa lascio a lei. Trust, non mi interessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La lana, siamo pieni di lana anche a magazzino, caro Lorenzo. Lana di tutti i gusti. Beh, lana bianca sicuramente siamo pieni. C'è anche una farm di lana. Quante ne ha di preciso? 35, no, di sicuro. No, no, il 35 ero super contento. Ero molto contento. Beh, 43, dove? Io ne ho 39, 39, 39. Qui lo dico e qui lo nego. Qui lo dico e qui lo nego. Però tra l'altro un ragazzo me ne ha dati 45. E invece una ragazzina me ha dati. No, me ha dati 43, ragazzo. Una tipa me ne ha dati 35, 35, buono 35. 47 su 39. Lo so io, però, boh, 43 è tanto su 39. Meglio 35, che è uguale alla fine. A 45 no, che è uguale. 43 è tanto. Non ho messo giù la luminite.
Vediamo se c'è un po' di vendicoso. Beh, oddio, giovane. Mica tanto giovane. Dove ci vediamo? Per vedere la farm? Quali sono le coordinate di casa sua? Se vuole dirle. Le scriva pure in chat, tanto non le leggo. È tanto distante, non mi sembra, sembra 2000 blocchi qua da casa, eh? Ce le ha le coordinate, Lorenzo? Raccolga il rame. Da dove? No, adesso non ho tempo io, purtroppo, eh. Non ho tanto tempo. Ha le coordinate di casa, Lorenzo? Ma che rame? Ma te che? Ah, è rame, questo qua sì. Questo sì. Perché, infatti, adesso voglio vedere se è come dico io o no. Ah, dal tetto del Nether, è vero, è vero, è vero. Adesso ci vado subito. Aspetta, fammi capire se mi fanno fare sta roba. No, vedito. Ma come si fa a fare gli scalini di rame e le slab, scusate, di rame? Ma perché... Li ho sempre fatti, non capisco perché non. Neanche qua, eh. Ah, da qua. Ok, perfetto, ottimo, ottimo, ottimo. Oh, buono sapersi. Vi prometto che lo farò sparire il prima possibile, raga, eh. Non ora, ma vi prometto che lo farò, lo farò. Ottimo, ho capito, ho capito. Perché io ho provato a mettere per terra slab e scalini. A volte ossidano, a volte no. Perché è ossidato, eh, sì. Sì, ho capito che... Sì. Arrivo, Lorenzo, arrivo. Bravo, bravo. Tetto del Nether e poi c'è un portale, lei, da qualche parte, è vero. Per questo mi ricordavo, vicino. Ossidano anche loro. Ok, e volevo capire anche se c'era una differenza tra rame inciso e rame normale. Invece in realtà è tutto rame inciso. Cioè, pensavo che il rame inciso fosse un'altra roba. Le slab e gli scalini di rame inciso fossero diversi dal rame normale, e invece c'è solo rame inciso, è vero. Beh, vabbè, ottimo che l'ho scoperto, cioè l'ho capito. Comunque non è, sì, è giovane, sì, quella lì, beh, poi dipende perché ne ho conosciute un bel po'. Ok, adesso dove devo andare? Ci sono roba di tutte le età, tutte le età. Vediamo se mi ricordo. Questo non è. Dica Lorenzo, mi dica perché non mi ricordo più il suo portale dov'è. Era a meno 2000. Mi dia pure le coordinate. Allora, bisognava andare a meno... Vada a meno 40, meno 465. Infatti, ok. E 551, vedi che stavo andando più o meno giusto. Meno 465, meno 465. Oh, stavo andando giustissimo proprio. È diventato maestro in una scuola. Chi? Allora, questa è la bellissima nuova farm di cibo, complimenti. È diventato maestro in una scuola a chi? Meno 4, sì. Ah, io sì. Magari. Magari, Dio. Aspetta, perché ho però qua problemi, eh. Meno 4, 6, 5. Madonna, non so di perdermi, meno 4, 6. Meno... Incredibile. Allora, meno... Neanche così. Neanche così. Eccola. Ok, così sì.
Sta andando male. Ok. Ok. Aspetta, piano adesso. Adesso. Così. Circa. Vaffanculo, Dio boia. Dobbiamo mettere le insegne. Vabbè che è casa sua, quindi non è che... Meno 4, 6, 5, meno... Adesso vado di qua, aspetta un attimo. Era meno 4, 6, 5. Perfetto. E invece questo non va bene. Meno... Così, così... Così. Ok. E adesso da che parte voglio andare? Eccola. Beh, oddio, sono tanto distantino però. Ma dai, ma che cos'è possibile sta roba qua? Vada al sud. Ok. Ok, dai, stiamo incrementando. Grazie. Basta... Eccolo, adesso guarda, mi ci ritrovo già. Ma dai, bastava dirmi vada al sud. Ho detto facciamo prima. Eccoci, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Mamma mia, mi perdoni per l'attesa. Buonasera, buonasera Lorenzo. Buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci. Eccoci qua, eccoci qua. Come va, come va? Ah, siamo pronti? Prontissimi. Ho la live indietro, ah, ok, immagino. Ok. E voilà, signori. Sono proprio curioso di vedere la sta farm. Buonasera Trust, ben trovato. Ben trovato, ben trovato. Sto andando a casa di Lorenzo perché ha costruito una farm di funghi molto interessante che non avevo mai visto. Quindi voglio vederla. Ah, ma i funghi crescono in automatico? Apericena, sushi, tac. No, ma che? Le radici distorte pure farma. Ah, i funghi pure. Ah, ma in automatico crescono queste. Ah, ok, quando crescono lei attiva la leva e l'acqua se le porta via. Ottimo. Dai, non sapevo, cioè, non l'avevo mai considerata sta farm. Complimenti. Sì, radici distorte e ogni tanto qualche fungo. Radici di Gorizia, tra l'altro li farma entrambi i funghi, complimenti. Le stavo dicendo che io ho un deposito, non so se l'ha mai visto. Oltre al magazzino c'è un deposito dove l'idea è quella di raccogliere tutti i materiali. E se un giorno ne avrai in esubero, le farò vedere dov'è il deposito. Deposito, ottimo, complimenti. Complimenti, caro Lorenzo, complimenti. Bene, adesso posso tornare a casa, direi di sì. Direi di sì. Eh sì. Ci dobbiamo anche salutare tra pochissimo. Se servono li prendo. Ah, lei li farmi pure, poi quando ne avremo un bel po'. Quando sarà pieno. Oppure quando avrò l'ispirazione, so che posso venirli a prendere. Insomma, ho la sua autorizzazione. Già salutare, sì, sono un po' di... Non dico di corsa, però ad esempio non mi sono ancora fatto la doccia. E vorrei farmi una doccia e rilassarmi un pochettino, stare lì a letto un attimo. Anche perché adesso io vi saluto, però rimango comunque una mezz'oretta qua, anche un po' di più perché devo comunque ricaricare questo video e vi invito nuovamente, ovviamente, se il tutto è di vostro gradimento, ad iscrivervi al canale, lasciate like, dislike, commenti, insulti. Ricordatevi ovviamente di nutrirla, ma sì,
Ho un po' di... No, no, però voglio un attimo rilassarmi con delle pennacchie a video. No, scherzo, scherzo, scherzo. E niente, dai, torniamo un attimo a casuccia, vediamo se... No, beh, ma facciamo in tempo, cioè sono qua io, sono qua e che devo finire il video praticamente. È che rimango ancora dentro, quindi... Facciamo in tempo a chiacchierare. Ieri sera ho svuotato totalmente la farm d'oro e ho ripreso a farmare oro perché dopo che ho farmato un bel po' di polvere da sparo, ora lascerò a voi il discorso. Io adesso riprendo a farmare oro. Dov'è il portale? Ah, è dall'altra parte della montagna. Eccolo qua. Ma che trust. Si fa per dire, si fa per ridere, si fa per ridere. Si passa la fiacca. Oh, aspetta perché adesso devo anche riuscire a trovare la strada di casa. Vabbè, guarda, se siamo arrivati da qua, la strada è di là, guarda. Il sud e nord, vado a sud e vado a nord. Fine di amore, allora che vedevo io queste coordinate di qua e di là. Ma de che, signori? Ma de che? Nuova farmina anche questa. Qua c'è carne di maiale. Go go. No, ma io, Trust, sono 2 anni che più o meno che ci conosciamo. Dovrebbe saperlo che non bevo. Non bevo alcolici. Evito di berli. Cioè, non li, cioè, li bevo raramente. Io sto andando a nord. Norde. A nord. Sto andando a nord, ma c'è qualcosa ancora che non va. Mamma, pensavo di aver finito i razzi. I love Angelina Mango. I'm not. I love Mango Pino. Is Papi. Poletto anche, Papi. Vabbè, un saluto a Mango. Chiaramente. Ci siamo, raga, siamo tornati a casuccia. Direi missione compiuta. Papi, sì. Papiciulo. Allora, eccoci qua, signori. Direi veramente missione compiuta. Tanta, tanta, tanta roba. Ho portato a casa almeno 12 o 13 stack di quarzo, che non è poco. È quasi uno stack di luminite, ma siamo stati per lo più del tempo praticamente a scavare tunnel, quindi di conseguenza luminite non è che siamo riusciti a prenderne poi così tanta. Ci vediamo tutti a Sanremo, ovviamente. E niente, raga. È stato un piacere. Piacerone, un piacerissimo. Mi spiace Trust che è entrato adesso. Però ovviamente non è mica che... Mica possiamo avere tutti gli stessi orari. E sono contento ovviamente che continuate a costruire robe e continuate a nutrirla soprattutto. Hashtag nutrila. Nutriamola, signori. Vediamo qua il pane. Pane dovrebbe... Non toccate niente però perché sto riempiendo tutto il cesto di pane perché qua quando tocchi... Si bugga tutto, però ieri ho controllato, dovrebbe essere tutto a posto. Ottimo, vedi, continua a produrre pane, molto bene. E signori, cosa vi posso dire se non grazie, grazie veramente di cuore per la compagnia, per il supporto, per gli abbracci, per l'affetto, per la musica, per i pensieri. Grazie di tutto, noi ci vediamo molto probabilmente domani o dopodomani. Vi auguro un buon proseguimento di serata, sicuramente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, dislike, commenti, insulti, attivate tutte le campanelline, ma soprattutto ricordatevi di nutrirla col cuore, col cuore, col cuore. Sì, caro Trust, come le stavo spiegando poco tempo fa, già me ne vado. Rimango all'interno del server un pochettino a farmare un po' di oro. Mentre faccio la doccia e ricarico il video, se vogliamo fare due chiacchiere, siamo qua. E ci vediamo in un prossimo video.
Grazie veramente di cuore, è arrivato giusto giusto in tempo per la copertina, non so se sarà questa, ma a parte che non ho fatto nessuna copertina, quindi eccoci qua. Guardi in camera, Trust, per cortesia, grazie. So che arriverà un po' in ritardo il messaggio. Perfetto. Olè. Grazie mille, grazie infinite di cuore, ci vediamo presto. Un saluto, un abbraccio, un bacio.